Mancano 2 giorni alla partita contro la Juve Stabia, diciamo l'inizio del campionato, la prima giornata non è stata delle migliori, al di là del punteggio ma anche per quello visto in campo. La gente si aspettava tanto di più dalla formazione biancoverde, però è il momento di voltare pagina, era solo la prima giornata. Allora, lei che cosa è andata a modificare nel corso di questa settimana di lavoro, soprattutto ai ragazzi, che cosa ha detto? E poi una considerazione sulla Juve Stabia che al contrario alla prima giornata ha mostrato delle buone qualità in campo. Ma naturalmente inizio settimana, come faccio solitamente, al di là del risultato andiamo ad analizzare la gara, andiamo a vedere, c'è l'analisi video dove ci confrontiamo, i ragazzi si vedono, gli faccio notare le cose positive che sono state fatte, le cose magari meno positive che sono state fatte non nel modo giusto, e quindi poi la settimana di lavoro si va ad improntare su quello che poi è l'aspetto della squadra avversaria e soprattutto su quei piccoli aggiustamenti che la gara precedente, insomma, ti ha fornito. Quindi abbiamo cercato di aggiustare delle piccole cose che naturalmente non hanno funzionato sabato sera, sia sotto l'aspetto della fluidità del gioco che sull'equilibrio nella fase di non possesso, e quindi in ogni gara naturalmente voglio vedere un miglioramento, soprattutto una squadra che riesca a giocare per quelle che sono le sue qualità e soprattutto che, insomma, permetta all'avversario poche volte di venirci a romperci le scatole. È una bella squadretta, giovane, ottime idee di gioco, gioca molto molto bene, naturalmente la squadra giovane, non hanno grandi pressioni, molto leggera, sono partiti benissimo nella gara di Teramo contro il Monterosi, hanno fatto un'ottima gara, l'hanno quasi sempre condotta dall'inizio alla fine con gol di pregevole fattura, e quindi a giocatori comunque all'interno non solo dei primi 11 che scendono in campo ma anche poi nelle alternative, giocatori comunque molto duttili, che non ti danno grandi punti di riferimento, e quindi tutte queste cose qua, insomma, dovremmo essere bravi a limitarle. Salve mister, allora, aggiustare piccole cose rispetto a quelle che non sono andate sabato sera, una settimana fa, aggiustamenti che ci dobbiamo aspettare con gli stessi interpreti, oppure in questi aggiustamenti significa anche modificare un po' le caratteristiche, perché poi il calciatore, ognuno ha le sue caratteristiche, magari in determinati momenti contro determinati avversari, in determinati momenti intendo sia tattici sia psicologici sia di condizione fisica, ci può essere un avvicendamento, anche perché, fermo restando che qualcuno non è ancora al passo con gli altri, la panchina stavolta, vive Dio, offre parecchie, al netto anche delle assenze che sono numerose, parecchie soluzioni. Grazie. No, abbiamo lavorato sul miglioramento naturalmente della fluidità del gioco, cioè cercare di mettere in pratica quelle cose su cui stiamo lavorando dal primo giorno di ritiro, e dove i ragazzi comunque, ripeto, negli allenamenti hanno sempre fatto vedere di interpretare nel miglior modo possibile. Ripeto, quello che io vi ho detto a fine gara sabato sera, confrontandoci un po' con i ragazzi, nel rivederci e nel parlarci, insomma, siamo tutti convenuti su quello che ho detto, cioè la troppa voglia di fare, la troppa voglia di voler stravincere quella partita ci ha portato, insomma, fuori binario, abbiamo giocato con molta frenesia, poca lucidità, e quindi sotto l'aspetto prettamente del gioco abbiamo fatto poco delle cose che potevamo fare, dovevamo fare e che eravamo nelle condizioni di poter fare, e abbiamo permesso naturalmente a Latina di fare quello che era venuto a fare, cioè chiudersi e naturalmente aspettare i nostri errori e ripartire. Quindi abbiamo lavorato molto su questo aspetto, al di là delle caratteristiche, ripeto, cioè, sicuramente dei giocatori che hanno una condizione molto buona, perché hanno iniziato la stagione dal primo giorno di ritiro, quindi da metà luglio, ci sono altri che sono arrivati un po' alla spicciolata e quelli piano piano sicuramente poi ci daranno una mano, e starà a me poi individuare il momento giusto e la partita giusta, ripeto, ci sono tante soluzioni. Come mia abitudine, durante la settimana mischio sempre, perché comunque tutti devono sapere cosa fare, e poi il giorno della rifinitura tiro le somme. Sicuramente non è stata una settimana semplice, però noi almeno esternamente abbiamo percepito una società molto presente, con il presidente che
ha esternato anche nei tuoi confronti massima fiducia, sappiamo che è venuto pure qui al campo, non so se hai percepito la stessa cosa. E poi ti chiedo nello specifico le condizioni degli ultimi arrivati, in particolare Armellino e Gori, insomma se possono reggere almeno 45 minuti. Sì, no, ti ripeto, il Presidente mi ha chiamato domenica sera, naturalmente ci siamo fatti una chiacchierata, ci siamo confrontati su quello che era stata la gara, quindi mi ha fatto molto piacere la sua telefonata, perché naturalmente è sempre il Presidente, il padrone della società, e quindi sapere comunque che ha grande fiducia in me, per me questo sì, naturalmente è molto molto importante. E niente, quindi poi la mia settimana di lavoro è andata come sempre, cercando di rimanere lucido sul pezzo e pensare solo al lavoro sul campo, senza stare a sentire tante altre cose. Per quanto riguarda Armellino e Gori, l'ho detto prima, sono ragazzi che sono arrivati l'ultima settimana di agosto, non hanno fatto praticamente lavoro con la palla nelle squadre in cui stavano, e quindi ovviamente hanno bisogno ancora, secondo me, di ancora un po' di tempo. Salve mister, buon pomeriggio. Le volevo chiedere, le ha dato un po' fastidio il fatto che comunque si è voltato pagina rispetto all'anno scorso, e nonostante questo alla prima occasione utile praticamente sono piovute addosso critiche, forse più per quello che è successo l'anno scorso che per una sconfitta all'esordio, che comunque ci può stare anche per un gruppo totalmente rinnovato. E poi le volevo chiedere se ha detto qualcosa a Marconi e Patierno per i due gol sbagliati, soprattutto quello di Marconi. Ti ripeto, io nel momento in cui la società mi ha permesso di continuare questo lavoro, di poter iniziare la stagione con l'Avellino, sono pronto a tutto, so cosa mi aspetta, sapevo cosa mi aspettava e so cosa mi aspetta. Io devo solo, attraverso il lavoro, attraverso la mia esperienza, attraverso la mia passione per questo mestiere, di far di tutto per ottenere risultati adeguati per quello che è il valore di questo gruppo, per ripagare, ripeto, lo sforzo della società, dei direttori, naturalmente, e l'attesa della piazza nei nostri confronti. Poi è normale che io sono l'allenatore ed è quello che naturalmente viene preso di mira se le cose non funzionano, ma niente di diverso rispetto a tutti gli altri anni che ho affrontato dal primo giorno in cui ho deciso di fare questo mestiere. Ai calciatori, di solito agli attaccanti, sono stato attaccante, quindi bisogna solo dare fiducia e negli allenamenti farli tirare in porta il più possibile, perché poi sono anche quelli allenamento, ma poi sappiamo benissimo, soprattutto per gli attaccanti, è una questione solo prettamente mentale. Sono quei momenti dove le provi tutte ma la palla non entra mai, e ci sono momenti in cui la fai gol di sedere e da lì in poi iniziano a segnare a raffica. E poi, lo ripeto sempre, magari sarò ripetitivo, però avete avuto l'opportunità di poter vedere ogni singolo allenamento fino alla settimana scorsa, vi siete resi conto di quante volte siano stati dei cecchini infallibili, no? Pur facendo degli errori in tante altre situazioni, però bisogna prendere il buono, vuol dire che ci siamo arrivati, pur non giocando bene, siamo arrivati ad avere 4 occasioni nitidissime e noi dobbiamo solo continuare a migliorare il gioco e creare più occasioni possibili, e sono sicuro che poi tutto verrà di conseguenza. Mister, altre due novità per la rosa: il rinnovo poche ore fa di Fabio Tito, inoltre l'uscita in prestito di Aia. Sì, credo che Fabio sia in questo momento il simbolo dell'Avellino, non solo dal punto di vista della permanenza, ormai sono penso 4 anni se non vado errato, ma per il rendimento, che da quando sono arrivato io l'anno scorso è stato un rendimento altissimo, è uno che ci tiene tantissimo, si è calato totalmente nella dimensione di Avellino, cosa significa indossare la maglia di Avellino, e non a caso insomma l'ho investito della fascia di capitano, quindi credo che sia giusto anche da parte della società riconoscere questo e dare anche a lui quella serenità di poter affrontare questo campionato nel miglior modo possibile.
Aia purtroppo è un ragazzo che è stato molto sfortunato sotto l'aspetto fisico, ha avuto tantissimi problemi, sia naturalmente l'anno scorso quando comunque riusciva un po' ad allenarsi col sottoscritto o a giocare alcune partite, però si vedeva che era in difficoltà, aveva dei problemi. Infatti poi a fine stagione ha avuto l'operazione, naturalmente anche un po' il mercato ha capito che non c'era grande spazio per lui, e quindi almeno per questa stagione è preferibile che lui possa trovare spazio da altre parti e poi l'anno prossimo si vedrà. Mister, ci provo, volevo chiederti un po' di Sannipoli, perché insomma secondo noi potrebbe essere il giocatore pronto a prendere il posto di uno tra Dall'Oglio e D'Angelo, non lo sappiamo naturalmente, non abbiamo visto gli allenamenti. Poi la seconda domanda, ti ripropongo quello che ha detto il collega Spinelli, ricordando che naturalmente come tu sai non ci sono i tifosi al seguito. Questo è un peccato perché credo che la squadra, l'ho detto anche Tito, no? Dopo la serata maledetta con il Latina, ma il grande entusiasmo che si è ricreato, e l'avevamo anche detto in sala stampa stesso quella sera, mantenere l'entusiasmo deve essere la parola d'ordine, naturalmente lo si fa solo con i risultati, e anche solo con i risultati riuscirai, tra virgolette, a farti perdonare questa poca fiducia che c'è nei tuoi confronti da parte dei tifosi. È un po' come se l'anno scorso, come diceva il collega, pesa ancora molto. Insomma, ritieni di dover dire qualcosa di, non lo so, forse veramente le tue parole anche dell'ultima della conferenza stampa con Perinetti non sono bastate, cioè pensi che sia opportuno, lecito, o è solo il campo e il giudice? Quello che posso dirti è quello che ho detto tantissime volte. Io credo di essere un grande professionista che è molto legato a questa piazza, quindi si sente sempre molto responsabile, perché la conosco nel profondo, e quindi io mi sento il primo, diciamo, intorto quando non arrivano i risultati. Naturalmente con la stagione finita e con quella nuova, naturalmente si è aperta una nuova fase, dove naturalmente abbiamo chiesto di dimenticare un attimo quello che era stato il passato e di dare a tutti noi di nuovo una possibilità, una chance di far vedere il proprio lavoro. E naturalmente sappiamo che è un campionato difficile, l'ho sempre detto, dove ci sono tantissime squadre comunque che ti possono mettere in difficoltà. Le pressioni che comunque abbiamo noi ce l'hanno altre due o tre squadre, tutte le altre naturalmente giocano con più leggerezza, e di darci anche il tempo e la possibilità di creare qualcosa di bello. Naturalmente abbiamo cambiato tantissimi ragazzi, ci sono 15 giocatori nuovi, c'è da metterli in un ambiente nuovo, in un contesto nuovo, in un sistema di gioco nuovo che non è molto semplice da digerire, da assimilare, ci vuole un po' più di tempo rispetto ad altri sistemi di gioco, e poi sono i risultati, ti possono naturalmente far sì che tutti quelli che in questo momento non vedono l'ora che io perda le partite, insomma, possano poi ricredersi e apprezzare quello che insomma io e tutto il mio staff stiamo cercando di fare per portare l'Avellino ad ottenere risultati importanti. Sannipoli è uno di quelli che naturalmente, rispetto a Gori, Armellino, Rigione, ha fatto tutta la preparazione e anche fatto amichevoli, quindi sicuramente ha un minutaggio diverso, migliore rispetto agli altri che ho citato prima. Buonasera mister, Michelangelo Schettino di Avellino Zone. Volevo chiederle, il nostro centrocampo nell'ultima partita, soprattutto D'Angelo e Dall'Oglio, sono sembrati molto appannati e non c'è stato filtro. Volevo chiedere se ci saranno delle modifiche a centrocampo. Erano tutti appannati sabato, non c'è stato un solo giocatore che era lucido, non c'è stato un solo giocatore che è sceso in campo sgombro, con quella giusta, ripeto, giusta leggerezza che ogni calciatore deve avere quando scende in campo, cioè quel gusto comunque di giocare a calcio, ma sapendo naturalmente le cose che deve fare. E siccome tante volte, l'ho ripetuto, questa cosa per tanti motivi non siamo stati bravi, nessuno è stato, secondo me, tutti hanno fatto vedere di essere un po' appannati sotto l'aspetto
rigorosamente mentale. Dopo è tutta una conseguenza. Mi collego alla domanda del collega, proprio D'Angelo e Dall'Oglio. Quali sono le caratteristiche dei due giocatori che lei da inizio praticamente stagione sta provando insieme a centrocampo? Perché a volte si solleva l'interrogativo che forse i due giocatori insieme, come dire, non siano proprio compatibili, oppure, come diceva lei, è soltanto una questione di tenuta fisica, appannaggio. E soprattutto quali caratteristiche vuole dare al suo centrocampo? Mi spiego, vedo che la mezzala ovviamente deve fare gli inserimenti in area di rigore portando 4 uomini in area di rigore, rimane scoperta la fascia sinistra con Tito che ci è apparsa anche più bloccato e un Dall'Oglio letteralmente in affanno in fase di recupero, quindi volevo comprendere anche un poco questi movimenti che le vuole dal centro. Non vorrei troppo svelare quello che dobbiamo fare, ripeto, in tutto quello che facciamo Michelangelo, noi cerchiamo sempre l'equilibrio, va bene? Perché tutte le squadre quando attaccano cercano di far gol, va bene? Poi il gol lo si può fare in tantissimi modi, abbiamo visto che potevamo andare in vantaggio su un lancio lungo, una spizzata, in due passaggi siamo andati a trovarci davanti alla porta. Nel momento in cui tu arrivi con una azione manovrata, quindi porti comunque tanti uomini negli ultimi 16-20 metri avversari, dobbiamo fare dei movimenti per cercare di riempire l'area, come lo facciamo noi lo fanno le altre squadre. Poi ci sono quelli deputati naturalmente per non far ripartire gli avversari con le preventive, in modo da avere minimo 4-5 uomini comunque che non sono prettamente chiamati nell'andare a chiudere l'azione, hai capito? Al di là del ruolo, non è quello, capito? Poi in ogni reparto noi cerchiamo di alternare le caratteristiche, va bene? In modo da avere una cosa e in un altro giocatore c'è un'altra cosa. Un centrale c'è una cosa, un centrale l'altro c'è un'altra cosa, stessa cosa i terzini, stessa cosa per le punte. E poi piano piano, col passare naturalmente delle giornate, delle settimane, dove io ho tutti i ragazzi sott'occhio giorno dopo giorno, io l'ho sempre detto, io imparo tantissimo da loro, da come si muovono, dagli smarcamenti che fanno, da come muovono la palla, da come la toccano, dal tipo di smarcamento che fanno. E poi vado a fare sintesi e vado a sviluppare delle situazioni per agevolare loro, al di là delle mie idee di calcio. Mister, buon pomeriggio, ben ritrovato. La prima flash, se Maisto può essere convocato o meno, se, come sta il ragazzo, e poi soprattutto visto che ieri pomeriggio ha parlato anche il direttore tecnico del Benevento, Marcello Carli, insomma il Benevento vive una situazione diversa, però è chiaramente inserito nella stessa fascia dell'Avellino. In tal senso, visto che Benevento che chiede tempo, da una parte per altri motivi, perché viene da due retrocessioni negli ultimi 3 anni, per una squadra nuova, l'Avellino ha forse una maggiore responsabilità, anche pensando al fatto che anche la rosa più anziana, tra mille virgolette, di questo campionato, e si è visto in settimana anche un tipo di reazione diversa anche per questo tipo di esperienze. Ma ti ripeto, tutte le squadre che hanno un obiettivo ben preciso e soprattutto che debbano fare un certo tipo di campionato e hanno delle pressioni superiori alle altre, da che conosco il mondo del calcio, all'inizio possono sempre trovare delle piccole difficoltà. Io vi ho solo detto quelle che possono essere state le nostre per quello che è stato solo l'interpretazione di questa gara, va bene? Poi ci sono altre piccole cose che naturalmente ci servirà come tempo, perché dobbiamo migliorarle, condizione fisica, assimilare il sistema di gioco, interpretarlo nel miglior modo possibile, tutte cose che naturalmente non le fai alla prima giornata, ma nel giro di un paio di mesi riesci a vedere il lavoro nella completezza di quella che è nella tua idea, nell'assimilazione da parte dei calciatori. E quindi c'è qualche squadra che può partire un po' meglio, come partita il Crotone, ci sono qualche altra squadra che ci può mettere qualche giornata in più, ma poi le qualità vengono fuori, quindi bisogna essere lucidi, ripeto, equilibrati, non farci troppo prendere dallo sconforto se si perde una partita, né troppo neanche dall'euforia se avessimo vinto sabato scorso, non è cambiato niente. Ogni partita va affrontata, va lottata, va sudata, perché affrontiamo, ripeto, lunedì una squadra che ci potrebbe mettere in grande difficoltà, e i ragazzi questa settimana non hanno fatto altro che fare quello che hanno fatto dal primo giorno di ritiro, grande attenzione, grande impegno, grande dedizione,
predisposizione a giocare a calcio, predisposizione al sacrificio, a lottare, a sacrificarsi, a rincorrere un avversario per 40-50 metri, cose che, ripeto, sotto l'aspetto dell'impegno di queste cose qua, sabato ci sono state. È mancato il gioco e la lucidità nel muoverci nel miglior modo possibile negli spazi e quindi dare una fluidità di manovra che ci permettesse non tanto di fare più gol o più azioni da gol, ma di concedere meno ripartenza agli avversari, che sono quelle che poi ti hanno un po' messo in agitazione, hanno fatto esaltare loro e poi naturalmente anche il primo gol un po' regalato, insomma, ha fatto il resto. Visto che si è toccato anche il tema tattico, no? Il centrocampo, la fascia sinistra, bloccato o no, e tante altre cose, anche per quanto riguarda le giocate offensive, noi abbiamo visto i test amichevoli, abbiamo visto gli allenamenti, le prove e quant'altro, e quelle giocate non le abbiamo viste però sabato sera, è sempre per capirci, la giocata in verticale Palmiero-Varela, se Varela sta in mezzo però, perché si è andato spesso a mettere a destra, non so se cercava lui lo spazio lì o gliel'ha detto lei, poi magari ce lo spiega, per poi fare la palla dentro, palla fuori e l'imbucata, non l'abbiamo visto fare granché. Ecco, partendo dalla posizione di Varela e poi anche perché si sono inceppati questi meccanismi che abbiamo visto provare più volte nel corso del precampionato. No, ti ripeto Dino, io adesso ti ripeto, non è che posso entrare troppo nello specifico per far capire insomma quello che vogliamo fare, voi lo sapete quello che vorremmo fare, ma dove i ragazzi sono comunque all'interno di un'idea di gioco ben precisa, sono liberi di andarsi poi a ricercare degli spazi. Quello che abbiamo non fatto bene, per non dire abbiamo fatto male, è stata proprio la copertura degli spazi, va bene? Non solo abbiamo solo giocato praticamente su una sola fascia, quindi a destra, giocando per 45 minuti forse un solo pallone sulla fascia sinistra, e questo la dice tutta sul fatto che comunque non abbiamo letto le situazioni e dove non abbiamo avuto una buona spaziatura, no? Quindi con palla a Tito, nessuno che dava ampiezza, nessuno che si faceva vedere tra le linee, e quindi di conseguenza andavamo subito dall'altra parte dove il Latina con tanti uomini ci chiudeva e quindi eravamo costretti o al lancio lungo o a forzare delle giocate dove loro poi recuperavano palla e ripartivano. Quindi siamo andati proprio a puntare il dito su questo aspetto qua, nel riuscire a coprire bene gli spazi per poter dare al nostro giocatore in possesso palla più soluzioni di passaggio possibile, e ripeto sempre, al di là del ruolo, perché lì ci può essere tranquillamente un'interscambiabilità dove non mi interessa tanto il ruolo ma mi interessa il coprire determinati spazi, che è quello che ci permette di avere un palleggio, di avere un possesso palla più sicuro e più efficace.